Buongiorno, buongiorno, benvenuti a Sveglia Trieste, buon venerdì 3 luglio. Quest'oggi chi ci ha seguito nei nostri telegiornali di ieri lo saprà già, avremo una mezz'ora in più a nostra disposizione per le vostre segnalazioni, le vostre telefonate, visto il grande successo di questa trasmissione di cui vi ringraziamo sicuramente, quindi da oggi insomma la vostra trasmissione preferita per svegliarsi bene al mattino durerà una mezz'oretta in più. Quindi fino alle 9. Vi dico subito che dopo l'impennata di ascolti, appunto, è stato deciso insomma, che dovesse raddoppiare in qualche modo, comunque aumentare la disponibilità nei vostri confronti. Quindi potete sempre chiamare allo 040 31 39 93 per farci le vostre segnalazioni e raccontarci un po' quello che non va o quello che succede, quello che vi sta più a cuore. Dunque, quest'oggi avremo ospite in studio a partire dalle 7:30 Istok Furlanic, presidente del Consiglio Comunale di Trieste. Quindi, se vorrete fare in particolare delle domande a lui, potrete farlo. Come sempre, la nostra linea è aperta in diretta per voi. Avremo, come al solito, la lettura dei giornali, i nostri servizi, le pagine del tempo e del traffico. E naturalmente, il protagonista, il colloquio diretto, la possibilità di fare domande, di ricevere delle risposte direttamente, appunto, nel corso della trasmissione. Allora andiamo subito a vedere le prime pagine dei giornali, a cominciare dai quotidiani locali. Ecco qui la prima pagina del Piccolo. Il Piccolo che apre con la questione Fincantieri, decreto per riaprire Fincantieri. Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare un provvedimento urgente sul dissequestro di Monfalcone. Il prefetto di Gorizia ai lavoratori: in assenza di schiarite troveremo soluzioni locali. Ce ne siamo occupati anche noi ieri. È davvero una tensione molto alta, l'attesa per la soluzione, lo sblocco, il dissequestro dello stabilimento di quattro aree dello stabilimento di Fincantieri che sta lasciando a casa tra i 4.500 e i 5.000 lavoratori. Poi ancora per i temi internazionali, quello che troviamo un po' su tutti i giornali questa mattina: Grecia nel caos, la sfida di Varoufakis, mi dimetto se vince il sì, conto shock per l'Italia. Andremo a vedere, poi anche ci sono delle analisi oggi sui quotidiani. Il contagio agita le banche dei Balcani, crisi, gli scenari. La Banca Centrale della Macedonia, ad esempio, ha ordinato di ritirare i depositi, congelati i flussi di capitali. Si teme il contagio. Ancora, sempre sulla prima pagina del Piccolo, dunque le notizie di Trieste: maxi processo bis. In realtà, questo riguarda il Tribunale di Gorizia. Amianto killer, i PM chiedono 80 anni di carcere. 44 morti d'amianto, i PM di Gorizia chiedono 80 anni di carcere per 16 dirigenti dell'ex Italcantieri, oggi appunto Fincantieri. Poi a Trieste, Porto Vecchio, l'81% vuole il riutilizzo, un'indagine che è stata commissionata all'SVG dalla Confindustria della Venezia Giulia. E abbiamo seguito anche noi ieri appunto l'illustrazione di questi dati, poi ve li ripresenteremo con un nostro servizio proprio nel corso di questa trasmissione. Ancora, per quanto riguarda la cronaca, abusi sessuali su minorenne, arrestato Volto TV, si tratta di Andrea Sessa di Trieste Oggi TV per gli abusi appunto su uno stagista. E ancora, premio Lucchetta, i nostri angeli in fuga dal terrore jihadista, al Teatro Rossetti di Trieste. Nel corso della serata, i nostri angeli, condotta da Alberto Matano, che sarà trasmessa da Rai 1 il 10 luglio, sono stati consegnati i riconoscimenti del premio Lucchetta, alternando alle parole dei vincitori, brani musicali e momenti di spettacolo, con tra gli altri Ron e Spritz for Five, e tra le storie emerse quelle terribili dei bambini alle prese con l'ISIS. Ancora in centro pagina una fotonotizia, sempre sul Piccolo.
Slitta Schengen, ancora 2 anni di code ai valichi croati, Istria e Dalmazia. Doccia fredda per i turisti diretti in Istria e Dalmazia. La Croazia ieri ha presentato domanda di adesione all'area Schengen, ma a quanto pare l'ok dell'Unione Europea non arriverà prima della metà del 2017, prolungando il rischio di code ai valichi croati durante l'estate. Il motivo ufficioso? L'emergenza terrorismo e profughi. Quindi queste due emergenze determinano anche uno stop, ulteriori disagi per chi va in vacanza sulle coste dell'Istria e della Dalmazia. Questa è la prima pagina del Piccolo, andiamo a vedere quella del Messaggero Veneto, giornale del Friuli. Allora, fondi pubblici, il PD si dia regole, questo è il titolo di apertura. Dopo il caso Marsilio, Zanfagnini richiama i politici, non basta la legalità. Anche qui, anche sul Messaggero Veneto, in primissimo piano i rapporti economici della nostra regione con Atene, in particolare questo è l'aspetto sotto il quale viene trattata la crisi greca che mette a rischio 100 milioni di export friulano. Questa è la chiave di lettura che trovate appunto sul Messaggero Veneto. Poi in centro pagina le fotografie di alcuni profughi, di richiedenti asilo. Questa manifestazione di richiedenti asilo e senza dimora nell'aiuola di Piazzale d'Annunzio a Udine, sit-in dei profughi, aiutateci. Manifestazione con cartelli, in 30 trovano posto nella tendopoli. Poi ancora la giunta regionale, qui vediamo appunto via libera alla manovra, sblocca cantieri nelle città. Mentre per quanto riguarda il ricorso al TAR, le unioni dei comuni, scoppia il caso Tor Viscosa e lite nel centro-sinistra, queste unioni appunto dei comuni previste a livello regionale. Andiamo a vedere la prima pagina del Corriere della Sera, eccola qui, altri 60 miliardi per salvare Atene, naturalmente tantissime, tante pagine del Corriere della Sera oggi sono dedicate alla crisi greca. Renzi, la Grecia tornerà comunque a negoziare dopo il voto. Dubbi del Consiglio di Stato sul referendum. Fondo monetario, servono nuovi aiuti per 3 anni. Varoufakis, mi dimetto se vince il sì. Questa è la sintesi. Andiamo a vedere all'inizio l'attacco dell'articolo. Il terzo salvataggio greco potrebbe costare da qui al 2018 circa 60 miliardi. I conti del Fondo monetario prevedono risorse finanziarie complessive per oltre 50 miliardi, di cui almeno 36 dall'Europa, ma il costo sale di altri 10 miliardi per effetto della rottura di fine giugno sul piano di aiuti in corso. Il ministro delle finanze greco Yanis Varoufakis intanto preannuncia dimissioni se il referendum di domenica dovesse vincere il sì. Il premier Renzi, premier italiano, Atene fuori dall'euro, una sconfitta per tutti. Questa è la situazione della Grecia. Poi ancora sulla prima pagina del Corriere si dà conto della questione della Campania, della regione Campania. Accolto il ricorso De Luca presidente, arriva il via libera, Forza Italia insorge. E questa è la vicenda appunto del presidente neoeletto della Campania. Ancora qui c'è una bella foto, il ritorno dei fenicotteri rosa, i 36 nati accanto alle raffinerie nell'oasi di Priolo in Sicilia. E poi ancora sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera, maternità, il congedo resta una Babele dopo 5 anni d'attesa, ritirata la proposta di legge per uniformare i tempi in Europa. Queste dunque le prime pagine dei quotidiani, andiamo a vedere per quanto riguarda la prima pagina di Trieste Prima, del sito del quotidiano online che si occupa della nostra città, Trieste Prima, e viene dato ampio spazio alla notizia che vi abbiamo dato anche noi ieri, abusi sessuali su un minorenne, arrestato triestino 36enne, Andrea Sessi, editore di Trieste Oggi TV, approfittava dei momenti d'assenza di terze persone all'interno dello studio televisivo per avere approcci intimi con un minore particolarmente vulnerabile per il suo stato psicofisico. La polizia ha eseguito il provvedimento di custodia cautelare ponendolo agli arresti domiciliari. Come vi dicevo, abbiamo dato anche noi questa notizia con un servizio di Marco Stabile che adesso possiamo riproporvi.
Arresti domiciliari per Andrea Sessa, l'editore di Trieste Oggi TV. L'accusa è di quelle destinate a scioccare l'opinione pubblica, atti sessuali con minorenne. Il 36enne aveva molestato sessualmente in più occasioni un giovane stagista, regolarmente affidato al Sessa, sulla base di accordi con un istituto scolastico locale. Il fattaccio ha avuto come teatro il piccolo studio televisivo dell'emittente. Nei momenti di assenza di terze persone, Sessa approfittava per approcciare il ragazzo nel chiaro tentativo di ottenere una prestazione sessuale dal minore, peraltro particolarmente vulnerabile visto il suo stato psicofisico. Dopo gli episodi incriminati, in un crescente stato di angoscia, il giovanissimo si è confidato con gli amici che hanno tempestivamente denunciato gli abusi in questura. Oggi il provvedimento è restrittivo. La polizia, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare del GIP che ha accolto la richiesta fatta dalla Procura della Repubblica, ha posto agli arresti domiciliari Andrea Sessa. Del suo comportamento dovrà rispondere ora davanti ai giudici, ma il danno psicologico subito dal ragazzo purtroppo rimane comunque incancellabile. Questa dunque, questa brutta vicenda che riguarda appunto la nostra città, andiamo a vedere anche, viene ripresa dal sito online del Gazzettino, sesso con lo stagista minorenne, produttore TV ai domiciliari e poi ancora una notizia di cronaca, rapina Valenziane prendendole a pugni, 27enne condannato e poi sempre sul Gazzettino troviamo una ripresa della questione Fincantieri. Fincantieri, il governo si mobilita, Monfalcone non è la nuova Ilva. Allora andiamo proprio a vedere la questione Fincantieri come trattata ad esempio dal Piccolo. Dunque, vediamo qui Fincantieri, il governo prepara un decreto. Il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare un atto urgente per il dissequestro dello stabilimento chiuso da lunedì. Poletti, segnale preoccupante. Andiamo a vedere un po' dell'articolo di Giulio Garauda Monfalcone. Tutte le attese sono rivolte al Consiglio dei Ministri di oggi, una seduta dalla quale dovrebbe uscire l'atteso decreto d'urgenza per dissequestro dello stabilimento Fincantieri, fermo da lunedì con 4-5 mila persone a casa. Un sequestro deciso dal Tribunale di Gorizia, costretto, così ha spiegato il Presidente del Tribunale Giovanni Sansone, dalla Cassazione ad applicare una richiesta della Procura, nonostante fosse stata cassata ben 2 volte da GIP e Tribunale, perché non si ravvisavano pericoli ambientali o per la salute dei lavoratori rispetto all'accusa di attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Si tratta di scarti di lavorazione del cantiere, rottami, tubi, pezzi di moquette, polveri di sabbiatura, vernici e solventi. Lo ha chiarito anche il vertice di mercoledì scorso, convocato a Roma dal ministro delle attività produttive Federica Guidi, al quale hanno partecipato il ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti, oltre all'amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono e la governatrice del Friuli Venezia Giulia Deborah Serracchiani, una riunione della quale è stata messa a punto una via d'uscita in tempi ragionevoli, questo è il virgolettato, anche se non c'è alcuna conferma ufficiale se non l'annuncio del prefetto di Gorizia, Vittorio Zappalorto, che vi abbiamo dato anche noi ieri, che è probabile che il Consiglio approvi un decreto d'urgenza. Quindi c'è attesa, c'è grande attesa per la giornata di oggi, per notizie, insomma, che sblocchino la situazione di Fincantieri, perché si tratta davvero di tanti, tanti lavoratori qui vicino a noi. Poi non dimentichiamo, insomma, che Fincantieri è proprio alla sede. Il capo, insomma, la sede qui a Trieste. Qui vediamo una foto di Sandra Savino, onorevole di Forza Italia, deputata, che chiede appunto attenzione e chiede alla presidente Serracchiani che convochi i parlamentari proprio sulla crisi di Fincantieri. Andiamo ancora a vedere gli altri articoli. Corsa contro il tempo per ospitare in bacino la base di una nuova nave.
nave, perché appunto Fincantieri ha tante commesse, quindi si rischia di rallentare eccessivamente anche i lavori, e quindi la proverbiale ormai così efficienza dello stabilimento Fincantieri di Monfalcone. Poi il prefetto, qui viene dato conto appunto dell'incontro con il prefetto da parte dei rappresentanti sindacali, il prefetto se resta allo stallo pronto a riaprire il cantiere Zappalorto. C'è un'ansia palpabile tra le maestranze: se non dovessero esserci schiarite dal vertice di Roma, troveremo una soluzione a livello locale. Questa la presa di posizione anche abbastanza rassicurante da parte del prefetto di Gorizia. E poi ancora i riflessi locali: sostegno espresso in aula a Monfalcone, consiglio comunale compatto con i lavoratori. Poi sempre sulla Fincantieri andiamo a vedere il Messaggero Veneto. La vicenda viene analizzata da un altro punto di vista: basta ispettori in azienda, è solo una vessazione. Sono stati 394 i controlli in 2 anni e mezzo nello stabilimento di Monfalcone. Brandolin, deputato del PD, solleva il caso. Orlando intervenga sulla procura di Gorizia. E qui appunto si vede anche in piccolo la foto e un trafiletto che dice che il prefetto Zappalorto ha incontrato i lavoratori, siamo pronti, ha detto, a soluzioni locali, come abbiamo visto anche sul piccolo. Però appunto questo dato: in tutto 394 ispezioni in 2 anni e mezzo, il che significa, togliendo le domeniche, 394 visite di vari organi di controllo in 782 giorni. Un giorno sì, un giorno no, se si considerano solo quelle disposte dalla Procura di Gorizia relative alla sicurezza e all'ambiente. Dal giugno 2011 al 31 marzo 2015 sono state 280. Questi dati che sono stati dati appunto da Giorgio Brandolin, intervenuto alla Camera sollecitando il Ministro della Giustizia un intervento specifico ispettivo sul Tribunale Isontino. Quindi questo è l'aspetto appunto riguardante proprio la questione Fincantieri. Ora torniamo sul piccolo e andiamo a vedere una notizia legata in qualche modo appunto sempre alla Fincantieri, però all'Italcantieri, a quella che era una volta la Fincantieri. Il processo sull'amianto, l'amianto killer, chiesti 80 anni di carcere. Abbiamo visto quindi requisitorie dei PM al maxi processo bis sulla morte di 44 operai dell'Italcantieri di Monfalcone, imputati 16 ex dirigenti. Pene complessive per 80 anni, 8 mesi di reclusione per 16 imputati di omicidio colposo plurimo. Gli imputati sono quasi tutti ex dirigenti di primo piano dell'Italcantieri, oggi Fincantieri, dunque dello Stato. E la richiesta avanzata ieri al Tribunale di Gorizia, giudice Nicola Russo, dai PM Valentina Bossi e Laura Collini, nella 30ª udienza del processo amianto bis per la morte di 44 ex operai del cantiere di Monfalcone a causa dell'esposizione all'amianto. Quindi questa è la requisitoria dei PM al maxi processo. Veniamo invece a Trieste, a un tema cittadino molto dibattuto. Ieri appunto c'è stata la presentazione di questo sondaggio della Confindustria sul Porto Vecchio. Porto Vecchio alla città sì dall'81% dei triestini. Lo rileva il sondaggio di SVG proposto da Confindustria. Il 75% del campione ritiene che il recupero possa far ripartire l'economia. Quindi qui trovate anche tutte le percentuali del sondaggio, dell'indagine, della quale ci siamo occupati anche noi nel telegiornale di ieri, e quindi siamo in grado di riproporvi il nostro servizio proprio sul sondaggio riguardante il Porto Vecchio e il suo rapporto con la città visto dai triestini. Il 71% dei triestini è convinto che il Porto Vecchio possa essere un trampolino per rilanciare la città, percentuali altissime, intorno all'80%, di coloro che vi vedono ricadute positive per una maggiore vivacità di Trieste, per un significativo aumento dell'occupazione e per un impulso allo sviluppo economico e dei servizi. Sono alcuni dei risultati dell'indagine d'opinione commissionata da Confindustria all'SVG, dati che il sindaco Cosolini tiene in grande considerazione. La città vuole
la trasformazione urbana di Porto Vecchio. Le idee che vengono dai nostri concittadini sono idee che mettono, direi, sullo stesso piano insediamenti che creino valore economico e insediamenti che creino valore sociale. Questo è esattamente quello che va fatto, che vogliamo fare. Emerge la preoccupazione che, come spesso successo in passato, qualcosa freni, qualcosa fermi. Beh, posso assicurare che stavolta intendiamo marciare come treni, e quando intendo treni non intendo il Mestre Trieste. È proprio il timore di una grande lentezza nell'avanzamento a preoccupare il 57% degli intervistati. A questo primo sondaggio ne seguiranno altri, poiché Confindustria ritiene fondamentale il coinvolgimento del territorio in un'opera dal potenziale così alto. Questo progetto soprattutto ha lo scopo di accompagnare e stimolare il percorso del Porto Vecchio, che ci auspichiamo sia il più rapido possibile. Le premesse sono buone. Ed ecco, quindi torniamo sul giornale, sul Piccolo, sempre per concludere il discorso su Porto Vecchio. La riforma degli scali è attesa per il verdetto, il Consiglio dei Ministri potrebbe arrivare oggi la versione finale. Scongiurata la fusione con Venezia, la volta buona potrebbe essere oggi. Il Consiglio dei Ministri dovrebbe finalmente varare la riforma sui porti, confermando anche, secondo le ultime voci, la permanenza di Trieste come autorità portuale a sé stante. Quindi staremo a vedere che cosa succederà per quanto riguarda appunto il nostro porto. Ora credo che ci sia la nostra Annalisa Plett pronta per le previsioni del tempo. Allora vediamo se possiamo collegarci appunto con la nostra terrazza. Ecco, la vedo pronta. Buongiorno a te. Buongiorno Laura e buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Buon venerdì 3 luglio. Per oggi sono previste condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso, con tendenza però anche oggi all'aumento della nuvolosità nelle ore serali della giornata. Le temperature saranno ancora in aumento, con minime di 25 gradi circa e massime di 34. I venti saranno deboli, di direzione variabile, prevalentemente a regime di brezza, mare quasi calmo, poco mosso, visibilità buona. Per questo collegamento è tutto, Laura, ci rivediamo più tardi. Grazie, grazie Annalisa. E queste le previsioni del tempo. Fra poco ci collegheremo anche con la sala operativa della Polizia Locale per vedere come va il traffico in città. Ma ora torniamo per il momento alla lettura dei giornali, perché parliamo di ricreatori e di iniziative estive, mare, gite e sport per più di 3.600 bambini. Tornano le gettonatissime attività del comune, ricrestate i centri estivi, tariffe da 47 a 175 euro a seconda delle formule, dalle uscite al mare agli sport all'aria aperta, dalle escursioni naturalistiche agli appuntamenti cinematografici per venire incontro alle famiglie che passeranno l'estate in città. Anche quest'anno il comune mette a disposizione di bambine e bambini una vasta gamma di attività spiccatamente ludiche che, iniziate lo scorso mese di giugno, proseguiranno fino a settembre. Quindi per tante famiglie triestine dunque sono partite queste iniziative tipiche proprio del comune di Trieste, tariffe da appunto da 47 a 175 euro a seconda delle formule previste per questo servizio. Poi vediamo ancora, non so se siamo già in collegamento con la sala operativa della Polizia Locale. Ecco, mi dicono di sì, non so chi ci sia in collegamento con noi. Comunque do il buongiorno, ecco, maresciallo Monica De Mola, buongiorno. Buongiorno. Dunque, com'è la situazione del traffico questa mattina in città e se ci sono segnalazioni, le chiedo. Allora, al momento la situazione è assolutamente tranquilla, la giornata meteorologicamente parlando è perfetta, per cui non abbiamo segnalazioni né di incidenti né di cose particolari. Raccomando a chi impegna la zona di via Pietà, via Canova e via Alfieri di prestare la massima attenzione ai divieti provvisori, in quanto sono in atto lavori di rifacimento della pavimentazione, quindi asfaltatura. Ieri abbiamo cominciato con la via Alfieri e oggi si andrà avanti, quindi raccomandiamo la massima attenzione dove si lascia il veicolo. Per il momento non ho altro da aggiungere, ci risentiamo poi. Benissimo, allora ci risentiamo fra circa un'oretta. Intanto grazie e buon proseguimento. Buongiorno a lei.
E noi continuiamo a parlare di viabilità, tornando alla lettura del quotidiano del Piccolo con il rebus di Via Mazzini. Ecco, andiamo a vedere più nel dettaglio. Rebus Via Mazzini, il verdetto slitta ancora. Forse oggi la decisione finale in vista aggiustamenti per gli autobus. Rovis attacca su Via Imbriani e Val di Rivo. Venerdì decidiamo. Roberto Cosolini non svela l'enigma di Via Mazzini. Il verdetto sulla pedonalizzazione è atteso per oggi dopo l'ennesima riunione di giunta. Domani scatta la notte dei sali e domenica scade la sperimentazione pedonale di rinvio in rinvio e oggi forse si potrebbe conoscere il destino definitivo sulla chiusura di Via Mazzini nell'ambito del futuribile piano del traffico. Qualche aggiustamento è prevedibile soprattutto per quanto riguarda il trasporto pubblico locale. L'amministrazione, d'intesa con la Trieste Trasporti, è pronta a mettere mano ad alcune linee sugli autobus. Degli autobus no comment, si limita a confermare Elena Marchigiani, l'assessore che ha firmato appunto il piano del traffico e che non intende fare marcia indietro nonostante le firme raccolte nelle ultime settimane contro la pedonalizzazione di Via Mazzini. E noi ci siamo occupati proprio di questo argomento nel telegiornale di ieri, proprio di questo aspetto, il fatto della raccolta di firme da parte di un cittadino che ha raccolto attorno a sé tanto scontento per questa chiusura al traffico così come è stata attuata nel piano del comune. Allora vediamo il servizio. Mi hanno chiesto in tantissimi, anche sulla mia pagina Facebook, via SMS, la gente per strada, di fare una manifestazione davanti al comune in modo sereno, tranquillo e pacifico, in modo da chiamare, no, il sindaco e l'assessora a sentire la propria gente. Pronti a scendere in piazza se non saranno ascoltati 5.700 cittadini che hanno firmato la petizione popolare di Marcello Medau, non vogliono la chiusura pedonale di Via Mazzini, così come è messa in atto nella sperimentazione. Attendendo la decisione del comune, il promotore ha chiarito ancora una volta lo spirito propositivo della sua iniziativa. Io voglio ricordare all'assessore e al sindaco Cosolini che questa raccolta non è una raccolta contro la maggioranza o contro una pedonalizzazione. Anzi, voglio vedere come uno strumento in più, no, da dare all'assessore Marchigiani per decidere, no, se questa pedalizzazione è da fare o non da fare. Come diceva il Manzoni, secondo noi non sa da fare. Una raccolta di firme realizzata in poco più di 20 giorni e con mezzi di fortuna, ha spiegato Medau, che ha parlato di un risultato importante che non può essere ignorato. E nonostante abbia già consegnato la petizione al protocollo del comune, anche oggi alcuni cittadini avrebbero voluto firmare. Presente anche il consigliere comunale Giorgi, nella conferenza è stato fatto il punto sui disagi segnalati durante la sperimentazione, soprattutto dagli utenti degli autobus. 5.700 firme non può essere sottovalutata da nessuna giunta al mondo. E quindi io spero che faccia un passo indietro in modo tranquillo e ovviamente mi fa piacere vedere che ancora i triestini si sanno unire, no, quando il problema è davvero importante e quando il problema tocca davvero la cittadinanza, soprattutto le fasce più deboli. Probabilmente nella giornata di oggi sapremo come andrà a finire la questione di Via Mazzini, che tante proteste e segnalazioni ha raccolto anche proprio da questa trasmissione, quindi fateci sapere che cosa ne pensate, che cosa auspicate, insomma, che accada poi nella giornata di oggi per la Via Mazzini, se appunto auspicate la riapertura al traffico degli autobus. Torniamo alla lettura dei giornali e vediamo i temi invece internazionali, ci spostiamo proprio dai temi stracittadini a quelli internazionali. Atene, un referendum sul governo, Varoufakis, se vince il sì lascio. Si parla naturalmente della crisi greca, i conti del fondo monetario serviranno altri 60 miliardi in 3 anni, il debito greco avrà drasticamente ridotto. Andiamo a vedere, dunque, diventa frontale l'attacco dei leader dell'Unione Europea al governo greco di estrema sinistra in vista del referendum indetto dal premier Alexis Tsipras domenica prossima per rafforzare il peso negoziale di Atene sulle misure di austerità pretese dai creditori in cambio dei prestiti di salvataggio. Il presidente olandese dell'Eurogruppo Dijsselbloem si è aggiunto alla cancellazione
cancelliera tedesca di centrodestra Angela Merkel ai vertici di Commissione europea e Consiglio dei 28 governi nel sostenere il sì. Il ministro delle finanze greco Yanis Varoufakis ha annunciato le dimissioni se perderà il no. Tsipras ha detto più genericamente che non metterà la poltrona davanti agli interessi della nazione. Il Fondo Monetario di Washington, simulando lo scenario peggiore possibile, ha fatto sapere di ritenere necessari per la sostenibilità del debito greco una riduzione di circa 50 miliardi, l'allungamento delle scadenze e prestiti a tassi agevolati per 60 miliardi in 3 anni, inclusi i 10 miliardi ora bloccati con 36 miliardi a carico dell'Eurozona. Ma il premier italiano Matteo Renzi dice che la Grecia non uscirà dall'euro, farà di tutto per fare un accordo e se anche uscisse dalla moneta unica l'Italia non avrebbe problemi economici particolari, certo sarebbe una sconfitta politica per tutti. Questi gli scenari e si guarda con grande apprensione, con grande preoccupazione agli sviluppi al referendum poi indetto per domenica prossima, fra qualche giorno. Dunque siamo arrivati alla prima mezz'ora della nostra trasmissione, continuo a ricordarvi che da oggi, visto il grande successo e l'impennata di ascolti che ha avuto proprio Sveglia Trieste, la nostra trasmissione durerà mezz'oretta in più, quindi avete tempo ancora fino alle 9 poi per fare le vostre telefonate, le vostre segnalazioni. So che spesso molti non riescono a prendere la linea nella prima ora disponibile, quindi questa è la novità che ci riguarda, quindi ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, subito dopo ci rivedremo qui in diretta con l'ospite che quest'oggi è il presidente del Consiglio Comunale Istok Furlanić. A fra poco. Allora, bentornati in diretta con Sveglia Trieste e benvenuto a Istok Furlanić, presidente del Consiglio Comunale di Trieste. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, benvenuto alla nostra trasmissione. Inaugura questa nuova, questo nuovo corso, insomma, che sull'onda del grande successo che ha di ascolti prevede un allungamento di circa una mezz'oretta, quindi gli abbiamo chiesto se è possibile la sua presenza, insomma, una mezz'ora in più, ce l'ha confermata, quindi lo ringraziamo sicuramente. Subito. Allora, Presidente, quindi stavamo parlando prima di andare in pubblicità, abbiamo parlato molto della questione via Mazzini, che oggi è un po' all'attenzione di tutti, no? Che cosa succederà, che cosa prevede, insomma, che succederà e com'è andata questa sperimentazione? Sì, la sperimentazione che si conclude il 5 luglio, domenica, proprio sull'onda di questo termine posto dalla Giunta per la sperimentazione, io insieme a vari colleghi in Consiglio Comunale ho anche chiesto di convocare urgentemente la commissione competente, la sesta commissione che si occupa di urbanistica, per affrontare appunto il tema di via Mazzini e della chiusura. Io sono tra quelli che sostengono sempre le pedonalizzazioni, soprattutto quando queste hanno una funzione di cercare di limitare l'afflusso in centro ai mezzi privati. Proprio per questo motivo ho non poche perplessità in merito a questo tipo di sperimentazione limitata esclusivamente a via Mazzini, perché di fatto gli unici utenti che sono stati colpiti da questa sperimentazione sono coloro che usavano invece l'autobus per andare in centro, che la 10 o altre linee li lasciavano in via Mazzini, Piazza della Repubblica, e dall'oggi al domani si sono ritrovati a dover fare 300 più metri a piedi per lo spostamento delle fermate. Ritengo che, così com'è, la soluzione adottata non vada bene. Pur come Federazione della Sinistra avendo votato quella volta contro il piano del traffico, proprio perché
alcune scelte fatte dalla giunta e dalla maggioranza non le condividevamo perché secondo me avrebbero aumentato il traffico invece di risolvere il problema traffico. Comunque ritenevo e ritengo tuttora che una volta che si voti un nuovo piano del traffico si debba poi attuarlo tutto insieme, dicendo magari tra un anno da questa data in poi verrà cambiato completamente il sistema della mobilità cittadina e introdotto il nuovo piano del traffico. Invece procedendo a spezzoni si crea solo ulteriore disagio alla cittadinanza. È un po' quello che dicevano anche i promotori di quella petizione, no? Dicevano, noi non è che siamo contro la chiusura, però applichiamo tutto il piano del traffico, quindi con tutti i provvedimenti che sono previsti, oppure è meglio non fare soltanto pochi metri, insomma, di strada pedonale. Cito una questione fondamentale per quanto riguarda, secondo me, il trasporto pubblico locale, gli autobus. Nel piano del traffico era sì prevista la chiusura di via Mazzini, ma era anche previsto che Corso Italia diventasse a doppio senso, però esclusivamente per gli autobus. Certo. In questo modo chi prima scendeva in via Mazzini ora in teoria dovrebbe scendere, secondo il piano del traffico, dovrebbe scendere in Corso Italia, che ha 50-100 metri massimo di distanza da via Mazzini. Via Val di Rio. Esatto, insomma, certo. E con dei marciapiedi più larghi, ovviamente, perché una volta che si trasforma Corso Italia dedicando solo agli autobus, è ovvio che i marciapiedi potrebbero diventare larghi 5 più metri. Chiaro. Pertanto senza problemi per i disabili, senza problemi per le persone anziane. E dunque quella poteva essere una soluzione, secondo me, percorribile, anche se mantengo grosse perplessità sul fatto di chiudere Corso Italia alle auto, perché è una via di grosso scorrimento. Certo. E dunque potrebbe creare traffico nelle altre zone che esatto. Allora, abbiamo subito una telefonata in linea, allora diamole subito spazio. Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Come si chiama? Buongiorno. Sono Licia. Licia, buongiorno Licia. Penso che l'assessore abbia già detto tutto. Guardi, il sindaco dovrebbe mettersi una mano sull'anima, sul cuore, dove vuole, perché siamo penalizzati soltanto noi anziani. Io penso, quando devo fare la terapia fino in via San Lazzaro all'uno, devo fare tutto quel pezzo a piedi da via Carducci fino a giù. Chiaro. Oggi che ho dei problemi, purtroppo mi è pesante, come me, come tante altre persone, perché hanno penalizzato soltanto la via Mazzini, non riesco a capirlo, perché è un vincolo che va da una parte e dall'altra. Chiaro. Non so, penso di, questa è la quarta volta. Guardi, oggi proprio una giornata che dovrei andare giù e non so, col caldo. Tutto quel pezzo da camminare mi è pesante. Ho capito. E siamo soltanto noi che siamo anziani penalizzati. Non è che abbiamo la macchina dietro come che ha il sindaco e quell'altra la signora. Ho capito, sì. Penso che l'assessore abbia già detto tutto senza che mi aggiungo altro. Grazie signora però della segnalazione, intanto comunque auguri, speriamo insomma che riesca, nonostante poi il caldo e le difficoltà e i disagi, a fare quello che deve fare oggi in città. Le auguriamo una buona giornata, grazie. E che cosa possimo dire alla signora? Sono io che non devo aggiungere niente a quanto detto dalla signora, perché effettivamente sono questi problemi anche che ci sono stati segnalati, ma che erano logici fin dal primo giorno di questa sperimentazione, perché
Io non ho problemi a fare 300 metri a piedi, però ovviamente certo. Dobbiamo pensare anche che Trieste è una città molto anagraficamente molto anziana e dunque le persone con difficoltà motorie sono numerose. Fare questa soluzione senza dare una soluzione alternativa percorribile, come dicevo prima, cioè in qualche modo avvicinando le fermate degli autobus a via Mazzini, perché è vero, non ci sono molti residenti, però ci sono tutta una serie di, a parte istituti bancari, ma studi medici, ambulatori. E abbiamo visto un caso della signora che deve andare in centro proprio per problemi di salute che ha, che obiettivamente ha difficoltà a dover scendere in via Carducci o via Val di Riva e poi farsi 300 metri a piedi, e prima magari aveva la fermata quasi sotto il luogo dove fare la terapia, insomma, quindi giustamente. Abbiamo subito un'altra telefonata, poi le chiederò anche se secondo lei ci sono margini poi di miglioramenti o di passi indietro. E intanto ascoltiamo il nostro telespettatore o telespettatrice. Pronto, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno a lei, come si chiama? Miranda. E volevo dare finalmente ragione alla signora che ha telefonato un po' di prima di adesso, no? Mm-hmm. E speriamo che Cosolini abbia un po' di zucca in testa. E poi volevo dire un'altra cosa. E cosa può fare per la ferriera che non si può neanche più respirare? Che è sempre una nebbia e poi sono dei lustrini. Il ferro è tutto pieno, non si può neanche aprire la porta. Se mi può dare una risposta, cosa farete per la ferriera? Capito, grazie. Vi ringrazio tanto e buona giornata. Grazie signora Miranda, buona giornata anche a lei. Due argomenti ben precisi, prima via Mazzini e poi la ferriera, appunto. Sì, tornando a via Mazzini, quello che farà o non farà il sindaco e l'assessore, ma io sono tra coloro che ritengono che le scelte politiche non si debbano fare in base a quelle che sono gli umori della popolazione, a raccolte firme pro o contro. Non è che un'amministrazione deve decidere, non so, se 1500 persone hanno firmato contro e 1000 a favore si chiude, e se invece avviene il contrario non si chiude. Cioè l'amministrazione, se convinta delle proprie scelte, deve continuare su quella strada. Ovviamente secondo me sono assolutamente necessari, come dicevo, dei correttivi, così com'è la situazione assolutamente non va. Non va bene. Però ritengo che, siccome la chiusura di via Mazzini era uno dei punti cardine del piano del traffico votato da questa maggioranza, io dubito fortemente che ci possano essere passi indietro, però spero che veramente, se non si torna indietro e non si riapre via Mazzini ai mezzi pubblici, spero ci siano almeno delle soluzioni che vengano incontro alle esigenze della signora che ha telefonato prima e di altre persone che sono nella stessa situazione. E dunque va bene. Se si vuole procedere con la chiusura di via Mazzini, si proceda, però a questo punto è necessario veramente riscrivere un po' se non altro le linee dei trasporti pubblici in quella zona lì, avvicinandole in qualche modo a via Mazzini. Non è una soluzione facile, secondo me, anzi l'unica soluzione percorribile per sopperire a queste mancanze e procedere con il piano del traffico in toto, e che ovviamente a breve in teoria inizieranno i lavori di galleria foraggi che scombussolerà notevolmente il traffico cittadino e soprattutto tutta una serie di linee autobus. Sono stati sbloccati, no? I fondi proprio questi. Sembra che entro fine anno, se la regione finalmente finanzia anche per la sua quota parte quest'opera, dovrebbero partire, certo, i lavori.
E dunque io ritengo che a decidere cosa si farà di questo piano del traffico sarà il prossimo primo cittadino, che sia Cosolini in caso di riconfermo o che siano altri se ci sarà un cambiamento dell'amministrazione comunale. Però dubito che a meno di un anno dalle elezioni si possa procedere con un piano del traffico che sconvolge il traffico cittadino. Per quanto riguarda invece la Ferriera, devo dire che la situazione effettivamente sta diventando insostenibile. C'è stata questa decisione di non rinnovare l'AIA ed è già un buon passo, perché certo. A questo punto, dopo più di 6 mesi, ci attendiamo tutti veramente un'inversione di rotta da parte della proprietà, da parte di Arvedi, perché ci sono state tutta una serie di promesse. Al momento il pubblico, per quanto riguarda la propria parte, ha attuato tutto quanto deciso. I soldi il pubblico l'ha messo, adesso non vorremmo ritrovarci di nuovo davanti a un privato che sfrutta il finanziamento pubblico, i soldi di noi tutti per fare gli investimenti che erano necessari fare, e poi invece di tasca sua non mette una lira, non fa niente. La situazione sta diventando sempre più grave e ritengo che veramente non ci sia più, o ci sia veramente pochissimo spazio di manovra, e il cavaliere Arvedi deve dimostrare che non è venuto a Trieste solo per lucrare grazie al finanziamento pubblico, ma che investe anche suoi soldi per migliorare la situazione ambientale, che sta diventando, ripeto, insostenibile. Ecco, abbiamo visto intanto anche il titolo del giornale appunto sulla Ferriera, il Senato che invia gli ispettori, e quindi saranno entro fine luglio, se non mi sbaglio. Abbiamo subito un'altra telefonata in attesa. Pronto, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno, come si chiama? Buongiorno, sono Adriana. Adriana. Volevo segnalarvi che il giorno 23, martedì, giorno 23 giugno, al pomeriggio, che improvvisamente se venu vento, piova, se abbassa la temperatura, in via Val di Rivo era veramente tragico aspettare l'autobus, perché con quel marciapiede piccolissimo, l'ombrella che non te potevi tenerla, e insomma, per fortuna, a parte il mio problema alla gamba, sono riuscita ad andare in via Carducci e fermarmi come tutti gli altri sopra la pensilina. Capito. È veramente un disagio. Allora, non è che sono andato vecchia, però ho un problema deambulazione che l'ho fatta, però mi penso, insomma, certo, cioè veramente dei disagi. Chiaro, chiaro. Per noi. Ha toccato anche un'altra casistica. Avevo l'autobus, mi golerete e naturalmente usufruisco, perché con la macchina, immaginarsi, non se ne parla, certo. In città non vado, e usufruisco degli autobus. Chiaro, giustamente. Però insomma, è giorno 23 e volessi che la signora Marchigiani la rendesse conto di questa situazione. Capito, grazie signora di averci segnalato. Grazie, buona giornata e complimenti per la trasmissione. Grazie signora, molto gentile, buona giornata anche a lei. Questo è anche un aspetto che non avevamo ancora toccato, no? Quello del maltempo, dell'improvviso, magari anche in estate comunque. Ovviamente la situazione descritta dalla signora è normale quando si parla di zone soggette a sperimentazione.
È ovvio che se si ipotizza che questa situazione durerà per 3 mesi non si va a investire per fare le pinciline, che fra l'altro non so nemmeno se c'è lo spazio fisico per metterle in via Val di Rivo, dove effettivamente i marciapiedi sono stretti e dunque non so nemmeno se anche in caso fosse questa la soluzione definitiva, che tipo di pensiline si riesce a mettere su quella strada. Torniamo sempre lì, come ho detto all'inizio, con questa soluzione si sono penalizzati esclusivamente gli utenti che usufruiscono dei mezzi pubblici, che non può essere quello il fine di una pedonalizzazione. Le pedonalizzazioni dovrebbero cercare di impedire alla gente di arrivare in città con i mezzi privati e diciamo agevolare dunque gli autobus e consentire agli autobus di arrivare lì dove il mezzo privato non può arrivare, proprio per far optare le persone per prendere l'autobus piuttosto che usare l'auto. Certo, abbiamo subito un'altra telefonata, sono numerose come sempre, allora diamole subito spazio. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Giorgio. Giorgio, buongiorno, ci dica. Allora, io sono per la riapertura della via Mazzini naturalmente. C'è un asse di scorrimento sicuramente preferenziale, andrebbe bene come prima sia per i mezzi pubblici che per i mezzi di emergenza per raggiungere quanto prima sulle rive. Questo è chiaro. Comunque ho un'altra segnalazione che vorrei rendere pubblica. Prego. Che riguarda un disservizio delle Cegas Hera. Mm-hmm. Io non sto prendendo il bollettino dei pagamenti dell'elettricità dal 27 del 3 2014. Dopo diversi solleciti, sia in sede in procureria sia telefonici, non ho risolto ancora niente. Loro mi dicono che il disservizio è dovuto alle fatturazioni dei bollettini, che tra un mese arriva, però non è arrivato ancora niente. Non vorrei dover vendere la casa per pagare i bollettini. Cioè, da marzo dell'anno scorso lei non paga? Prego? Da marzo dell'anno scorso sostanzialmente... Dall'anno scorso io non pago i bollettini a Cegas, quello che riguarda l'energia elettrica. Quindi dice lei non vorrebbe che le arrivasse una maxirata? Diciamo. Sicuramente arriverà una botta di soldi da pagare. Però non riesco a capire, perché sono stato giù un paio di volte e mi hanno detto che mi arriverà tra un mese. E poi che ci accorderemo eventualmente per realizzare il tutto. Ecco, questo sicuramente. Poi ho telefonato anche al numero verde, la stessa cosa, arriverà tra un mese, però non arriva mai. Capito. E mi sembra che anche ieri è stata fatta una segnalazione analoga riguardo l'acqua, se non sbaglio, il gas, non ricordo, di un'altra signora. E quindi insomma segnala questo dato, questo disservizio, insomma, perché è anche una preoccupazione. Sì, io consiglierei al signore, anche se è già stato più volte, di andare nuovamente lì e di iniziare un discorso sulla rateizzazione, perché cioè, conoscendo come funzionano le cose, io veramente sono preoccupato che al signore arrivi una bella bolletta da 2.500-3.000 euro da pagare. Pertanto io andrei di nuovo giù presso la sede di Acega Sera a sollecitare, soprattutto già a discutere, a vedere quanto è l'arretrato, anche ad ipotizzare un percorso di rientro rateizzato, ovviamente anche e stia attento a quello senza interessi, perché non è responsabilità sua questo ritardo. Subito, pertanto... che io non avrò nessun amore in quanto sono responsabile io. È proprio
Certo. Sì, sì, strano che quasi in un anno e mezzo non si sia risolto il problema. Veramente. Infatti, questo è davvero singolare, infatti. Sì, il consiglio... problemi di fatturazione, mi hanno detto basta, non sanno dirmi altro. Si faccia intanto fare un piano magari di quanto potrebbe essere l'importo, appunto, anche per conoscenza sua. E riprovare a passare giù. Certo. Mi sa che è l'unica soluzione. Poi magari verificheremo se ci sono anche altre segnalazioni, chiederemo ad Acegas se è un problema più diffuso, se riguarda proprio soltanto lei, perché insomma... se no, diffuso, detto, magari... che vuoi sollecitare un attimino, perché mi sembra che non certo. Sono l'unico, ecco, infatti ho inteso più di qualcuno. Questo possiamo verificarlo eventualmente. Intanto grazie, auguri signor Giorgio. Va bene, Giorgio. Vi ringrazio a voi, buona giornata. Grazie, buona giornata a lei. È un caso davvero strano, sì. Insomma, però vedremo insomma se è stato segnalato anche da altre persone, no? su questo disservizio, insomma, è preoccupato il signore, giustamente, lui vorrebbe pagare, però è tutto bloccato. Vediamo se abbiamo altre telefonate in attesa. Pronto? 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 Sì, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Pronto? Sì, la sentiamo. Senta, sono la signora Malvina del Trepo, che a suo tempo aveva telefonato per quanto riguardava il cimitero. Voglio ringraziare e anche avvisarvi, forse lo sapete, che l'altro ieri c'era una pattuglia della polizia che girava nel Camposanto. Ecco. Merito vostro, senz'altro del servizio fatto. E ringrazio tanto il direttore, perché anche su un altro argomento è stato veramente valido. Non posso dire altro che di più. A voi giornalisti tante grazie, perché il servizio è servito. Grazie, buon signora, giorno, buon lavoro a tutti. Ci rincuora molto e questo. Dio ci aiuti. Grazie signora Marina, veramente siamo contenti di essere stati utili, insomma, era la segnalazione del cimitero, e lei aveva, se non ricordo male, anche paura quasi, no, a recarsi in cimitero per la presenza di persone poco raccomandabili e anche degrado, insomma, un pochino. Grazie tante e buona giornata anche a lei. Grazie per i complimenti, li riporteremo anche al nostro direttore, sicuramente, che magari ci sta anche guardando in questo momento. Grazie alla signora Marina, noi stiamo arrivando quasi in chiusura della prima mezz'oretta e volevo dare un'altra notizia, in realtà, di cui ci siamo occupati molto, grazie anche a un signore che telefona spesso alla nostra trasmissione, la questione del bagno della lanterna, del pedocin. Ieri ci ha segnalato il comune, che ci ha informato che le barriere galleggianti, almeno una parte del problema che segnalava il signore, le barriere galleggianti, le cosiddette panne, sono state definitivamente posizionate, quindi le strutture sono destinate proprio a mantenere pulito lo specchio d'acqua. Era un problema che era stato segnalato da uno dei nostri telespettatori. Il lavoro di ripristino, dice il comune ancora nel suo comunicato, ha avuto una durata superiore a quanto previsto, in quanto si è dovuto far intervenire una ditta specializzata, quindi è risolta almeno questa parte del problema della lanterna. Quindi speriamo che il nostro telespettatore, che segnalava spesso questa situazione di difficoltà, sia contento, e vedremo appunto di seguire anche gli altri problemi che segnalava. Intanto ci dobbiamo fermare per una breve pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo ancora con le vostre telefonate in diretta, fra poco. Allora, bentornati in diretta, siamo sempre qui a Sveglia Trieste insieme a Itzhok Furlanic, Presidente del Consiglio Comunale di Trieste, che sta rispondendo alle vostre sempre numerose telefonate e segnalazioni, quindi vi ringraziamo, ci sono state anche delle segnalazioni che siamo riusciti in qualche modo a risolvere, quindi questo ci rende particolarmente orgogliosi. Vi ricordo ancora una volta che oggi, da oggi la trasmissione dura una mezz'oretta in più, quindi avete ancora più tempo per fare le vostre telefonate, per dialogare in diretta con noi. Allora diamo subito spazio alle telefonate. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Sono Giovanna. Giovanna. E buongiorno. Se si ricorda, più di un mese fa avevo accennato che era meglio fino alle 9. Ecco. Che so che lei ha sorriso, giustamente. Sì, l'ho ascoltata, Giovanna, vede. Ecco, però
Però c'è un però. Sì. Speravo che il suo ospite fosse di destra. Purtroppo io sono signora Giovanna per la patria e amo l'Italia. E certe cose purtroppo mi spiace ma sa che lei... di cominciare così. Ad ogni modo a lei signora le do un abbraccio e le auguro ogni bene. Ci grazie. Sentiremo in un altro momento. Grazie, la ringrazio signora, ancora grazie e buona lei. Giornata. Comunque lei sa che comunque noi invitiamo davvero tutto l'arco costituzionale, come si diceva una volta, quindi insomma non c'è nessun problema. La signora Giovanna ha sempre espresso certo. chiaramente le sue idee. Quindi, non voglio offendere nessuno, certo. Però mi va bene così. Buona giornata. Grazie buona signora giornata. Giovanna, buona giornata anche a lei e buon proseguimento. Insomma, anche questa è una posizione più che legittima. Noi siamo contenti di tutti i nostri telespettatori di destra e di sinistra, di qualsiasi colorazione politica o anche senza, senza problemi. Cioè, rende più interessante anche il dibattito. Se tutti avessimo le stesse idee sarebbe noioso. Esattamente. È vero. Allora, abbiamo un'altra telefonata subito in attesa. Pronto, buongiorno. No, è caduta, aiuto. Vediamo se riusciamo a recuperarla. Mi pare quest'oggi, Presidente, che ci sia molto dibattito e grande attesa per quello che sarà di Via Mazzini, no? Ne abbiamo parlato molto, però insomma ci sono anche altri problemi. Abbiamo parlato della ferriera, di servizi a Cegas, insomma non è, è sicuramente una puntata ricca di spunti. E abbiamo visto appunto, vedevamo proprio parlando della ferriera, che ci sarà questa ispezione, diciamo, proprio dal Senato per fare chiarezza sugli sforamenti che i cittadini di Servola, ma non soltanto, continuano a segnalarci e continuano a sopportare poi, no? Quindi diciamo che la misura è un po' colma, forse, no? Effettivamente i cittadini di Servola si aspettavano un'inversione di rotta dopo l'interessamento e l'acquisto da parte di Arvedi dell'impianto, sicuramente c'erano questi presupposti e c'era anche l'impegno di migliorare sensibilmente la situazione. Per adesso, come dicevo prima, questa inversione di rotta non c'è stata. Ovviamente la Commissione parlamentare svolge il suo compito, verrà in visita, vedrà qual è la situazione attuale dell'impianto e sicuramente ne prenderà atto, perché dubito che poi la Commissione possa fare altro. Al limite può segnalare se ci sono delle problematicità, ma sicuramente non può decidere una Commissione parlamentare di chiudere l'impianto altro. Devo notare però, su questo punto bisogna sottolinearlo, che diciamo che la magistratura a pochi chilometri da noi è stata molto più pronta e molto più drastica in alcune decisioni che ha preso, e ovviamente mi riferisco alla situazione Fincantieri. È vero, infatti. Dove invece di problemi ambientali non è che se ne sia parlato molto in questi anni, però evidentemente anche lì c'erano dei problemi legati, da quanto ne so, perché non ho seguito in prima persona la questione, ma semplicemente c'è una legge molto difficile da rispettare per queste aziende, ma questo è un altro dei problemi del nostro paese, che ci sono troppe leggi, molte di queste quando vengono scritte sembrano le buonissime leggi, ma per essere attuate hanno bisogno di risorse che spesso le aziende
non hanno oppure non vogliono investire, perché spendendo quelle cifre per appunto venire incontro a nuove disposizioni di legge magari si dovrebbe ridurre il personale o altro, e dunque, spesso bisogna mettersi anche nei panni delle aziende, sono davanti a scelte molto, molto difficili. Io spero veramente, perché anche in questo caso chi paga il prezzo più alto, pur non essendo in alcun modo responsabile, sono i lavoratori. I lavoratori, qui ce ne sono tra i 4.500 e 5.000 tra appunto diretti e insomma somministrati. Poi da quanto mi risulta, per quanto riguarda diciamo le aziende che lavorano con Fincantieri, nel loro caso, siccome non sono responsabili diretti della situazione, si è potuto per esempio usufruire della cassa integrazione, mentre per i lavoratori Fincantieri non c'è neanche questo salvagente al momento. So che a livello di governo si sta già cercando di mettere una pezza sulla situazione, perché è drammatica. Ogni giorno che passa la situazione è sempre più drammatica, con la penuria di lavoro che c'è in regione sicuramente non possiamo... Tenuto conto anche che questa è un'azienda che ha tante commesse, come dicevamo prima, quindi il lavoro ci sarebbe, dovrebbe essere fatto anche in fretta. E c'è il rischio concreto che poi ovviamente se si prolunga la chiusura magari si perdono anche commesse future, e tutto questo si ripercuote sull'attività futura dell'azienda, pertanto speriamo che si risolva al più presto. Speriamo appunto, prevedono entro oggi un decreto, speriamo che arrivi e che sblocchi effettivamente la situazione. Nel frattempo forse abbiamo recuperato la telefonata di prima, forse invece ce n'è un'altra in attesa, allora diamole spazio. Pronto, buongiorno. Pronto? Vediamo se riusciamo a parlare, perché vedo nella grafica che c'è la telefonata, però pronto? No. Abbiamo qualche piccola difficoltà, deve essere caduta nuovamente la linea, quindi noi continuiamo, ecco, forse l'abbiamo recuperata. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Buongiorno a lei, Laura, al presidente Pullanic. Ottima l'idea di allungare la trasmissione di mezz'oretta. Sono Claudio. Claudio, buongiorno. Proprio ieri ho visto un servizio a Trieste in diretta con l'ottimo dottor Bosazzi e si parlava della clinica privata Sarus, che lì, per chi deciderà, c'è il servizio di prelievi di sangue Sprint, mentre continua il disservizio dell'ospedale pubblico di Catinara con il centro prelievi chiuso, che serviva un'area vasta della periferia. Che ne pensa il consigliere presente Pullanic? Grazie. Il centro prelievi di Catinara, quindi grazie signor Claudio, buona giornata. Che ne pensa il presidente? Io penso che stiamo di fronte a un altro disservizio che riguarda la sanità pubblica, e che sfortunatamente il disegno mi pare chiaro già da anni, ovvero peggiorare, perché non si può dire altrimenti. Poi la possono chiamare riforma o usare anche altri termini che addolciscono la pillola, per usare una definizione che ci sta, visto l'argomento di cui parliamo. Ebbene, addolcire la pillola per una sanità pubblica che sta peggiorando di giorno in giorno, perché questo è il dato di fatto. Tagliando risorse ovviamente la situazione non può migliorare, e spesso e volentieri il privato è l'unico che può sopperire a queste mancanze del pubblico, ma in alcuni casi si arriva addirittura ai paradossi che a causa dei vari ticket certi esami costano di meno nel privato rispetto al pubblico, il che è veramente assurdo. Non solo il privato ti fa domani quello che il pubblico ti fa tra sei mesi, ma in alcuni casi c'è addirittura il rischio che con il pubblico paghi di più. Pertanto c'è da parte mia una preoccupazione per quanto riguarda la sanità pubblica in generale.
Non è poi un caso che i vari scandali, soprattutto a livelli regionali, che hanno colpito numerose regioni in Italia, erano legati proprio alla sanità, perché i bilanci regionali riguardano, certo, la forbice varia, ma siamo dal 20 al 35% circa la spesa sanitaria. E dunque è ovvio che dove ci sono più risorse, più soldi, lì anche c'è la possibilità, diciamo, per chi vuole curare gli interessi propri e non gli interessi pubblici a sguazzarci. E dunque, ripeto, la situazione è difficile. I disservizi sono sempre più numerosi. Io ritengo che si debba finire di finanziare la sanità privata in un periodo in cui si continua a fare tagli drastici a quella pubblica. Ci deve essere un'inversione di tendenza, ma non vedo questa volontà né in questo governo né negli ultimi governi, che siano di centrodestra o di centrosinistra. Sotto questo aspetto non vedo grosse differenze, pertanto sono abbastanza pessimista in materia. Credo che sempre più persone saranno costrette a usufruire del privato, se avranno le risorse per farlo, altrimenti non so veramente che soluzione potranno trovare. Si parla tanto di Grecia, per esempio, in questi anni pochi sanno i tagli che ci sono stati nella sanità greca, con tutta una fascia di persone che semplicemente non possono più curarsi, perché la sanità pubblica in Grecia non fornisce nemmeno l'assistenza minima in alcuni casi, per non parlare di malattie gravi le cui cure sono costose. In quel caso veramente non ci sono possibilità per le fasce più deboli di curarsi. E non vorremmo davvero, esatto, arrivare a questo tipo di situazione. Abbiamo subito un'altra telefonata. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Come si chiama? Mi chiamo Giovanni. Giovanni, ci dica. Ma volevo parlare con il consigliere, chiedergli una cosa. Se è sempre vero che la legge è uguale per tutti, visto che dal primo giorno che la diga ha inaugurato, le serate hanno sforato regolarmente l'orario di suono della musica e nessuno è mai intervenuto. Cioè, se avete fatto un regolamento, perché non lo fate applicare? Questo chiedo. E non è inutile che mi dite di quanto, di come, di cosa. È un regolamento, l'avete fatto voi e non lo state applicando, perché c'è un problema per arrivare su, c'è il problema che le pattuglie non ci sono, cioè, comunque questi vanno avanti a sforare il regolamento ogni sera, cioè, ogni volta che fanno. E non si può fare niente, siamo già più di un mese che si fa. Allora, se fate i regolamenti, cercate di applicarli. Ho chiamato più volte la polizia locale, ho detto, non occorre fare tante cose, basta andare in cima, in modo audace, e si sente e si vede. Capito. Si vede e si sente. Quindi, cioè, perché non si può, cioè, ma io pago le tasse, sente, io pago le multe quando sbaglio. Si sente la musica del locale o le persone fuori dal locale che parlano? La musica si sente. La diga è in mezzo, che di fronte terza unità. Ah, parla proprio della diga. La diga. Okay. Sì, sì, sì. Ho capito. Io abito sotto Scala Santa. Ok, e fino là sente perfettamente il rumore. La io musica. Dico, perché dopo un mese più che suona non si è potuto intervenire. Quello chiedo, perché, cioè, se la legge è uguale per tutti, deve valere anche per loro. Non capisco il perché. Capito. Cioè, io pago le tasse, pago le multe, mi hanno decurtato la pensione, non posso fare niente, sono cose ingiuste, lo so, però mi hanno decurtato la pensione e devo stare zitto. È vero. Signor Giovanni, l'unica perplessità che ho per... Che c'è il giusto o sbagliato, questo regolamento non sta a me. Cioè, no, l'unico dubbio che ho per quanto riguarda la diga, se è di competenza e non credo del comune, perché essendo in ambito portuale, la capitaneria ha già detto che loro non c'entrano niente. Verificherò e poi segnalerò la cosa. L'unico, appunto, ripeto, l'unico dubbio che ho è che forse non è competenza nostra, perché non è, essendo una zona portuale, non so. Ma il regolamento l'avete fatto voi?
Sì, ma il permesso gli avete dato voi. No, il regolamento riguarda il territorio comunale, ma per esempio, cito un esempio, la polizia locale non può andare a multare per esempio un'auto parcheggiata male sulle rive perché è di competenza dell'autorità portuale, anche se per ipotesi è dentro il comune di Trieste, in realtà non fa parte del comune, dunque lì per esempio non possono intervenire. Non so come funziona per la diga e la questione del suono. Mi informerò senza dire cose sbagliate, mi informerò, segnalerò e poi se c'è la possibilità di prendere provvedimenti, ovviamente se uno non rispetta un regolamento possiamo scattare. È da un mese che te le guardo per dire che non lo rispettano. Prego. Io mi sento dire che, ma di quanto, di come, ma perché, ma i giovani dove vanno? Cioè, a me... comunque i giovani non hanno dove andare, mettiti i tappi nelle orecchie. No, ma questa è ovviamente l'annosa diatriba tra il diritto di dormire, legittimissimo diritto di dormire, anche il legittimo desiderio dei giovani di divertirsi, ma difficilmente si trova una soluzione che vada bene a tutti, però ovviamente poi se ci sono delle regole bisogna rispettare, anche perché sennò crea concorrenza sleale tra locale e locale, c'è quello che rispetta. Un'ultima cosa. Sì. Mi scusi, un'ultima, cioè, non c'è niente di più facile che regolare questa cosa qua. Non c'è niente di più facile, basta che abbassino leggermente il volume. Sì. Perché regolarmente a mezzanotte aumentano il volume. Se non c'è niente di più facile, basta dire tieni il volume leggermente più basso, cioè, non c'è niente di più facile. Non mi dica che è una cosa difficilissima. Capito, guarda. Se si sente la musica, alle 9 iniziano, si sente la musica piano piano, a mezzanotte, boom, musica a tutto volume. Sì. Cioè, non mi sembra una cosa tanto difficile. Sa benissimo che se non ci sono gli strumenti per costringere qualcuno ad abbassare il volume, difficilmente un locale lo abbassa così perché vuole venire incontro alle esigenze. Mi scusi, lo sapevo che cadevamo sempre là. Mi scusi, cioè, la risposta che mi date è sempre quella là, ma io dico se a mezzanotte devono chiudere, a mezzanotte 30 non si deve sentire niente, non occorre strumenti, niente, a mezzanotte e mezza. Se a mezzanotte tu devi chiudere, dopo non devi sentire niente, non occorre nessun strumento. Cioè, non mi sembra una cosa tanto difficile da capire, mi scusi. Se tu a quell'ora devi chiudere, dopodiché non si deve sentire niente, non occorre strumenti, niente. Va bene, grazie signor Giovanni. Grazie tanto, buongiorno, grazie, buona giornata. Buongiorno, insomma, vedremo e verificheremo se effettivamente c'è una irregolarità, insomma, di comportamento da parte dei gestori della diga. Poi so che c'è stata una partenza un po' col botto, no? poi piano piano, insomma, è entrato a regime e vedremo se c'è effettivamente la possibilità di intervenire per il signore che evidentemente telefona spesso alla nostra trasmissione. Andiamo avanti, un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a lei e buongiorno al Presidente. Buongiorno. Sono Franco. Buongiorno. Franco. Allora, riguardo a quest'ultima telefonata di questo signore, purtroppo devo dargli contro e torto. Non si può fare niente a Trieste, dobbiamo avere anche un po' di pazienza, 3 mesi d'estate, un po' di musica la sera, insomma penso che non diventi matto, anzi dico visto che della gente che sulle finestre proprio che spinta che sia casino per telefonare a Tele4, per mega altro cosa fare, penso, no? Ma è la verità, mega altro cosa fare, che sulla finestra la spinta che ci sia qualcosa per dire. E riguardo anche alla ferriera, mi penso che il sindaco ha poco potere qua, perché se il sindaco avesse potere sarebbe forte e farebbe una firma e fin quando che non migliora le robe la ferriera resta chiusa. Quindi questo dimostra la poca forza che ha il sindaco con i forti, però la forza con i deboli. Quindi immaginerei, vi auguro una buona giornata, arrivederci. Arrivederci, grazie signor Franco, sulla ferriera nuovamente, è proprio così. È il problema dei problemi, ma
Cioè il sindaco ha poteri limitati, ma ripeto, siccome adesso c'è la trattativa a livello regionale per quanto riguarda il rinnovo dell'AIA, secondo me quello è lo strumento fondamentale. Cioè, o si impone adesso all'imprenditore determinate cose, altrimenti non si rilascia l'AIA e ovviamente si chiude, almeno l'area a caldo, ovviamente, chiaro, parliamo di quello, o si impone adesso o mai più, secondo me, perché una volta che si rilascia l'AIA, poi abbiamo già visto negli anni precedenti, anche quando palesemente non si rispettavano i limiti posti in quel documento, non si è fatto nulla per appunto limitare l'inquinamento. E dunque adesso è il momento giusto per intervenire. È vero, diciamo che fino a fine anno c'è questo periodo transitorio in cui si dava un po' di spazio di manovra in più, diciamo così, all'impresa, certo, ma effettivamente gli sforamenti hanno già superato la quota annuale prevista e dunque per il momento settimana fa, esatto, insomma, anche e dunque non la credibilità sta scemando anche tra coloro, e io mi ritengo uno di questi, perché non sono mai stato d'accordo con la chiusura tout court dell'area a caldo, indipendentemente dai posti di lavoro. Secondo me il lavoro va garantito e va difeso, pertanto io ho dato fiducia all'imprenditore Arvedi. Adesso questa fiducia sta pian piano scemando, perché vedo che la situazione non migliora rispetto all'altranno, anzi è peggiorata. È vero che l'altranno, proprio per i problemi che ci sono stati, per un lavoro limitato dell'area a caldo, la soglia è diminuita, cioè gli sforamenti sono diminuiti rispetto agli anni precedenti. Dunque la popolazione di Servola, dopo un 2013 dal punto di vista ambientale molto più positivo rispetto agli altri anni, certo, si aspettavano, diciamo, che la cosa migliorasse ulteriormente, invece c'è stato un peggioramento, il che ovviamente per chi già psicologicamente è stato colpito da anni e anni di inquinamento non la vive bene. Sicuramente, è vero. Allora, abbiamo un'altra telefonata in linea. Pronto, buongiorno. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno a lei, come si chiama? Betty, buongiorno. Volevo dire che una roba, cioè poche un problema, so che non è di sua competenza, ma in questi tempi è difficile trovare qualche punto che dirsi se è di mia competenza, ma non fa niente. Allora, mi arriva già un 3-4 volte noi gas, dalla CEGAS praticamente, dall'elettricità, sì, le raccomandate a casa perché non pago le bollette. Allora, mille bollette le pago, le ho tutte pagate, solo che per pagare le bollette devo aspettare o la mia pensione oppure il quel di mio marito, la paga di mio marito. Uh-huh. Volessi dire una roba, cioè, mi fa pagare 4 euro di raccomandata sulla bolletta successiva. Non sono in grio neanche di una. Pago la mora, perché morosi non ho più, ormai sono vecchia, mi resta, non sono neanche mora più, son grisa, ma la mora la pago. Ecco, se mi voglio pagare la mora, se affari miei, cioè che la pago e buonanotte. Non ho i soldi per pagarla la bolletta tante volte alla scadenza. Devo, certo, aspettare purtroppo, perché sarei mille più contenta di pagarle tutte. Chi mi manda le raccomandate? Non è solo il fatto di pagare i 4 euro che mi dà ruga un momentino, perché non è che mi piace tanto. Se il fatto che mi tocca andare le ciosse, se non sono casa, fino in via Brigata Casale,
che un poco adesso che se caldo su un piattino di solla, non so se avete presente il piattale, no? Infatti. Mettermela, andare in fila, qualche volta se gente se sai cocco gli farò se così. Ecco, sì, mi sì. Volessi dire che anche se non siete competenza di nessuno, ma Santa Madonna non si può tornare a come che ieri, mo, cioè quel mio ciapà anche in vita mia, delle lettere che mi diceva la guardi, non la paga sta bolletta, per favore se la arriva a pagarla, se la ragazza pagata la butti via la lettera. Mm-hmm. No, raccomandate Dio, ma anche se no i messer alla luce, ecco il cavolo i messer alla luce, perché faccio un casino se i messer alla luce, scusemi, certo, ecco capito. Sempre pagato, sono in regola. E volessi sapere di chi che vede competenza, perché anche telefonando non si risolvi niente, perché non la trova nessuno che sappia che se c'è una responsabilità. Neanche ve ringrazio, grazie per la mezz'ora in più. Ah, se coccoli, grazie. Se bravi, e grazie. Non ho altro cosa dirvi con tutto il cuore. Grazie, grazie. Buon buongiorno. E beh, insomma, è per voi che abbiamo deciso di aumentare questo servizio, insomma, della nostra trasmissione. E che cosa possiamo dire alla signora? Chi ci si può rivolgere? Sì, cioè, veramente qualche volta non si comprende il comportamento di queste aziende, perché se uno paga regolarmente, seppur con leggero ritardo. Cioè, onestamente, spesso queste aziende sono molto sollecite quando c'è da, fra virgolette, perseguitare un cliente, mentre poi, appunto, quando un cliente chiede un consiglio, una richiesta da fare a queste aziende, non sono altrettanto sollecite. Questo è un dato di fatto, ma anche su questo non aprirei di nuovo la questione di quando Acega sarà in mano pubblica. Sicuramente i servizi erano migliori, se non altro il servizio sportello era lì, bastava andare presso gli uffici e c'era gente che lavorava da anni nelle aziende, pertanto sapeva rispondere, conosceva certo. Tutto. Adesso spesso sono persone prese con contratti di qualche mese che ovviamente hanno poche risposte da fornire ai clienti. Se sono presenti qua, spesso ormai i centralini li troviamo in Albania o in altri paesi dove costo del lavoro è inferiore, pertanto figuriamoci quante risposte possono dare ai clienti che chiedono di avere delucidazioni. Pertanto la situazione è questa, signora, più che segnalare nuovamente, magari le conviene andare di persona giù presso gli uffici e segnalare la cosa, chiedere di smetterla di mandare dopo pochi giorni dalla scadenza di una bolletta solleciti, perché appunto se uno paga regolarmente, capisco, insomma, ma certo. cioè, se uno paga sempre, cioè non è comprensibile continuo a mandare di questi solleciti. E al limite magari potrebbe forse rivolgersi a un'associazione dei consumatori, magari per qualche consiglio su come muoversi se non riesce ad ottenere magari una risposta positiva, insomma, dalla CEGAS. Allora, siamo arrivati quindi alla seconda mezz'ora in sua compagnia, quindi adesso fra poco cominceremo l'ultima, questa novità di oggi, da oggi in poi, di Sveglia Trieste, un po' più lunga, prolungata, quindi ora ci fermiamo per una breve pausa e ci rivediamo subito dopo. Insieme, per chi si fosse messo al nostro ascolto soltanto ora, ricordo ancora una volta che da oggi la nostra trasmissione dura una mezz'oretta in più, visto proprio per premiare il grande successo e il vostro grande gradimento di Sveglia Trieste. Siamo ancora in compagnia del Presidente del Consiglio Comunale di Trieste, Itzhok Furlanic, e abbiamo subito una telefonata in linea, sono davvero tantissime anche oggi. Pronto, buongiorno. Pronto? Vediamo se riusciamo a sentire chi è in linea, perché è sempre un po' difficile. Pronto? Sì, pronto? Buongiorno. Buongiorno a lei, come si chiama? Allora, io mi chiamo Fulvia. Fulvia, ci dica.
Allora, mi riferisco al signor che ha protestato e che protesta sempre del danno alla diga. Per la diga. Dunque, okay. Io lo capisco perfettamente, perché per lui la mezzanotte sarà se notte fonda, perché probabilmente va a dormire con le galline e si alza col gallo. Non credo che un po' di musica possa alterarlo in questo modo, come l'ho sentito. Dunque, io lo consiglio con due gocce di Hen e il gioco è fatto, e si addormenta, così non ha nessun problema. Poi quando raggiungerà la faccia eterna non sentirà più la musica. Lei comunque... Oppure, secondo me, sì, che è un dubbio, sarà pagato di qualcuno, perché non è possibile che ogni volta esclusivamente lui protesti su questo fatto. Capito. Perché fanno due giorni alla settimana la musica. Io abito nelle Marine e non sento tutta questa cosa che dice questo signore. Capito. Quindi ecco, lei qua è a favore, insomma, di un po' più di vivacità, almeno nel periodo estivo, anche per i giovani? La sento molto lontano. E chiedevo, insomma, se lei è favorevole quindi alla, diciamo, alla vita notturna, un po' di vivacità. Certo, per certo, perché piace spazio ai giovani. Certo. Già è morta questa città. Vero. Benissimo. Allora? Grazie, raccogliamo anche questa sua opinione, sempre la benvenuta. Grazie molte, signora Fulvio, buona giornata. Grazie a lei. Grazie, grazie. Arrivederci, buongiorno. Arrivederci. È bello sentire queste telefonate, perché è lo specchio di quanto succede anche in consiglio comunale, non ho problemi, ecco, a dirlo. Quando, quando si fanno questi tipi di regolamenti, alla fine non ci sono distinzioni tra centrodestra, centrosinistra, tra i vari partiti, semplicemente è una visione personale del singolo consigliere. C'è chi propende a tutelare appunto le persone che vogliono avere a mezzanotte già tutto spento, e chi invece ritiene che un po' di vivacità, un po' di movida, per usare un termine che appunto va di moda adesso, per tutelare questi è giusto anche proseguire con la musica in ore più tarde. Così come succede in trasmissione con telefonate per una per l'altro, la stessa cosa succede in consiglio comunale, poi bisogna un po' tarare, vedere dov'è la soluzione di mezzo che non vada bene a tutti, ma che circa va nell'interesse un po' di tutti, allora a quel punto si ottiene il regolamento che ovviamente cerca di tutelare un po' tutti, anche se, ripeto, non è possibile garantire i diritti di tutti, anche perché vediamo ci sono diverse sensibilità, vero, no? poi qualcuno ha il sonno leggero, altri meno, qualcuno basta un po' di musica e già non riesce ad addormentarsi, l'altro può avere il figlio magari che suona la batteria nella stanza accanto e dorme comunque. è vero. Allora, intanto siamo arrivati al momento di collegarci nuovamente con la sala operativa della Polizia Locale per vedere se ci sono degli aggiornamenti sulla situazione del traffico in città. Vediamo se c'è ancora il maresciallo Monica De Mola oppure se c'è qualche suo collega. Buongiorno. Sono io qua, buongiorno. Benissimo, sempre con noi. Allora, maresciallo, come sta andando la situazione in questa giornata particolarmente calda, mi pare di capire, già di mattina, e se ci sono altre segnalazioni rispetto a prima. Allora, il traffico ovviamente è aumentato vista l'ora, ma la situazione è ancora tranquilla sulla rete viaria. Volevo dare due informazioni, una per oggi e una per domani. Per stasera ricordo che c'è lo spettacolo di Pintus in Piazza Unità, e l'ordinanza prevede la chiusura al traffico pedonale a partire dalle 18 nell'ambito della piazza, e l'eventuale chiusura del transito veicolare sulle rive da Mercato Vecchio a Tomaseo a partire dalle 21. Questo verrà messo in atto se la situazione lo richiederà. Vediamo come procede. Certo, mentre per domani volevo iniziare a dire tutto il discorso della notte dei saldi. La notte dei saldi, ecco, prevede tutta una serie di divieti di sosta e di divieti di transito. I divieti di sosta a partire dalle 18 di domani all'una di notte. La zona era abbastanza ampia, dalla via San Lazzaro, via della Zonta, fino ad arrivare a Cavana. È stata ampliata la zona quest'anno, certo. Invece il divieto di transito parte dalle 20 per il transito privato e dalle 21 per il transito pubblico. Domani saremo più specifici sulle varie vie, comunque, come ho precisato, da Cavana
verso tutto il borgo giuseppino. Quindi è coinvolta una parte più ampia in questa iniziativa, che avrà anche tante attrazioni, insomma, sperando sempre di vivacizzare un po' la città e anche di favorire il commercio, il turismo. Benissimo, ci sono altre segnalazioni, maresciallo? Al momento no, ci risentiamo all'ora di pranzo. All'ora di pranzo, perfetto, sempre con lei? Non so, vediamo. Vediamo, allora. Sorpresa. A sorpresa. Grazie molte, intanto e buona mattinata a lei e buon lavoro. Grazie. E dunque, noi abbiamo parlato molto anche della Notte dei Saldi anche ieri, perché c'è stata la conferenza stampa di presentazione. Allora, non so se, ecco, vedo che è pronto il servizio evidentemente per riproporvelo sulla Notte dei Saldi, che scatta domani sera, proprio per favorire il commercio e dare avvio a questa stagione appunto dei saldi. Apertura straordinaria serale di negozi e locali del centro, ampia area pedonale, manifestazioni e curiosità per dare una sferzata al commercio. Torna sabato 4 luglio la Notte dei Saldi. A presentare l'edizione di quest'anno l'assessore Marchigiani, assente il collega Kraus, con tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione, da Confcommercio alla FIPE, da Saba Italia a Radio Punto Zero. Proprio l'emittente radiofonica promuove la corsa con i tacchi, altezza minima 8 cm, con un montepremi in buoni spesa di 3.500 euro, validi nei negozi e nei ristoranti che hanno aderito all'iniziativa. Per valorizzare e incrementare al massimo l'arrivo in città di acquirenti e turisti, il Comune si avvale della collaborazione del Consorzio Promo Trieste, che si è occupato della promozione nei paesi d'oltre confine. Un maggiore investimento sulla comunicazione delle notizie fuori città, 11.000 euro, affiancato dalle normali e consuete operazioni, dall'occupazione del suolo pubblico, che sarà libera, alla chiusura al traffico, che viene estesa al Borgo Giuseppino, e interesserà quest'anno anche le vie Cadorna, Diaz, Cavana e Madonna del Mare, a partire dalle 20 per il traffico privato e dalle 21 per il trasporto pubblico. Ci saranno anche attività di animazione organizzate dai commercianti, tra cui il Rebe King Pressaldi in Piazza Goldoni, oltre ad altri eventi di intrattenimento come la pedonalizzazione creativa promossa dalla terza circoscrizione in via della Sorgente. In Piazza Ortis, inoltre, alle 18 in programma uno spettacolo di animazione per i bambini promosso dall'area educazione del Comune. Pronti per la Notte dei Saldi, domani scattano tutti questi provvedimenti, no? Per quanto riguarda la chiusura al traffico, la pedonalizzazione. Ecco, in questi casi di solito la pedonalizzazione è grande successo, no? È sempre molto gradita anche dai cittadini. Per queste iniziative, certo. Assolutamente sì, perché è giusto anche per dar modo ai commercianti che sono in evidente difficoltà in questi anni di cercare, diciamo, di guadagnare almeno quel poco che consente di proseguire con le attività, perché spesso sono queste giornate quelle che garantiscono la sopravvivenza agli esercenti, che sono sempre più colpiti e dalla crisi e dal proliferare di centri commerciali. Il piccolo negozio è sempre penalizzato, e almeno con queste iniziative, diciamo, la gente, invece di riversarsi in un centro commerciale, trova un centro commerciale all'aperto nel centro cittadino. Pertanto queste iniziative sono lodevoli. Poi, se accompagnate alla chiusura del traffico, ci sono anche iniziative culturali o anche enogastronomiche, che a Trieste è sempre molto apprezzato, devo certo, dire. È vero. Ovviamente il tempo, da quanto ne so, in questo caso dovrebbe essere clemente, agevolare ulteriormente l'afflusso di gente in centro. Io l'unico consiglio che posso fare, appunto, è quello di usare i mezzi pubblici per arrivare in centro, perché vista la chiusura prevista, i mezzi privati avranno sicuramente numerose difficoltà e resteranno imbottigliati nel traffico. Pertanto l'appello è quello di usare i mezzi pubblici. I mezzi pubblici. Fra l'altro, parlavamo proprio di tempo e ora quindi ci ricolleghiamo con la nostra Annalisa Plett dalla nostra bella terrazza per vedere che tempo farà sia oggi che domani. A te, Annalisa. Sembra bello così. Sembra bello.
Eccoci Laura, allora ricordiamo che per oggi sono previste condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso con tendenza ad aumento della nuvolosità nelle ore serali della giornata. Le temperature saranno ancora in aumento con minime di 24 gradi e massime di 34. Per domani, sabato 4 luglio, le condizioni sono di cielo sereno o poco nuvoloso, le temperature stazionarie con le minime di 24 e le massime di 34. Venti deboli di direzione variabile, regime di brezza, mare quasi calmo o poco mosso, visibilità buona. Per oggi è tutto, vi restituisco la linea e auguro un buon weekend a tutti. Grazie, grazie Annalisa per queste previsioni che sono direi perfette proprio per le manifestazioni serali. Tra l'altro anche ricordava il maresciallo De Mola prima, lo spettacolo di Pintus questa sera, che appunto finalmente potrà godere di un tempo migliore di quello purtroppo del concerto di Nutini che è andato purtroppo annullato. Anche il concerto del Tandun, che è stato spostato certo, infatti. Allora abbiamo un'altra telefonata, pronto, buongiorno. Pronto? Vediamo se ci sente il nostro telespettatore. Pronto? Vediamo se riusciamo a parlare. Forse non si rende bene conto di essere in linea perché magari ha aspettato un pochino, perché appunto era già in linea credo prima della pagina del tempo, quindi ha dovuto attendere un attimo. Vediamo se riusciamo a recuperarlo. Pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Volevo segnalare un fatto, cioè il fatto che anormalità in viale 20 settembre dalla piazza Volontari Giuliani andando verso Giulia, cioè la fine del viale, in fondo c'è la scala con un passo calabile. Sì. Allora tutto il viale internamente quel pezzo è occupato dalle macchine in doppia fila, non fa niente, le macchine sono sui marciapiedi e le macchine sono anche su quel passo calabile alla fine della scala. Noi poveri pedoni dobbiamo veramente fare lo slogan con le altre macchine che circolano in un posteggio o qualcosa. Si può fare qualcosa, almeno metà di quel viale come hanno fatto da lì in poi, lasciarlo anche per i pedoni, perché in fondo esistiamo anche noi. Certo. Ecco, solo questo, ancora una piccola segnalazione, sempre in piazza Volontari Giuliani, sempre sulla, sul viale, presso la scalinata che viene da via Crispi, c'è un camper enorme ma tanto tempo fermo così che si prende il bel pezzo di strada. Benissimo. Ecco, spero che possiate fare qualcosa. Grazie, allora, buongiorno. Grazie a lei e sono contenta di questa segnalazione del signore che ha telefonato adesso, perché il comune ha proprio in animo di riconsiderare i posteggi in quella zona. Ieri Umberto Bosazzi ha realizzato un servizio che a questo punto vi possiamo riproporre. Vediamolo. Se si ascoltano le lamentele di chi abita nella parte alta di Viale 20 Settembre, si ha l'idea di un acquedotto diviso a metà. Il contesto generale è abbastanza compromesso e la sensazione che il tratto compreso fra il Politeama Rossetti e Piazza Volontari Giuliani sia, come dire, abbandonato, non sembra affatto campata in aria. Sostanzialmente due sono le criticità maggiori. Intanto il manto stradale, che appare effettivamente dissestato di per sé, indipendentemente da ogni confronto con la prima parte del viale. Poi la situazione che si è creata attorno ad alcuni alberi, con i tubi per la fibra ottica che sono ancora là, risultano pericolosi ed hanno già mietuto molte vittime, soprattutto gambe e caviglie dei passanti. Un simile stato di cose è destinato a durare poco, giacché il comune ha in animo di intervenire drasticamente a partire dal tratto fra via Rossetti e via Streller, che sarà riconsiderato a partire dal verde pubblico. Anche il tratto successivo sarà oggetto di riqualificazione, soprattutto per quel che riguarda l'asfalto, anche alla base degli alberi, che sarà rifatto nei tratti più accidentati. In seguito si procederà ad un primo ripensamento dei parcheggi, in attesa di una decisione definitiva che già si annuncia più che meditata. Tempi tecnici permettendo, i primi lavori potrebbero cominciare fra qualche mese. Il servizio di Umberto Bosazzi sull'ultima parte del viale, diceva un po' abbandonata, no? Effettivamente è così, commentavamo prima. Sì, da quando hanno riqualificato la parte bassa, questa differenza balza ancora di più all'occhio, cioè mentre la zona pedonale è ben curata, poi si arriva
all'altezza, diciamo, del Teatro Rossetti e cambia tutto. Certo. E devo dire che i progetti già ci sono, ovviamente c'è il patto di stabilità, ci sono le mancanze di risorse per attuarli, però quanto dice il Signore, sostanzialmente quello che ha fatto vedere il collega Bosazzi nel servizio, è effettivamente sono fortemente penalizzati i residenti di Viale di 20 Settembre zona, Alta, certo, rispetto alla parte bassa. È vero. Allora, abbiamo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei, come si chiama? Mi chiamo Angelo e sono un utente a Sega. Uh-huh. E ultimamente a Sega Tedera hanno conglobato il pagamento della sì, bolletta, diciamo, in uno. Sì. A me mi arriva, sono d'accordo. Che arrivi, io pago in banca la bolletta, viene pagata in banca. Sì. Mi arrivano 5 fogli di carta per dirmi che devo pagare questo mese, per fortuna 5 e una. Ma dico io, chi fa queste cose non vede che sta sbagliando? Quanti utenti ha la Sega? Non so. Quanti cambi a rimorchio di carta spende inutilmente? Grazie a lei. 5 fogli di carta per ogni sì, bolletta. Però se non sbaglio, sì, su richiesta del cliente si può anche scegliere l'opzione di non farsi più mandare la bolletta a casa su carta, ma viene inviata via mail sull'indirizzo di posta elettronica. Pertanto c'è questa possibilità e se non sbaglio fa risparmiare magari quell'euro o due di spese di spedizione, però questo piccolo risparmio può aiutare. Pertanto ovviamente per gli anziani che magari non hanno neanche una mail è difficile, però ritengo che nel caso del signore questa strada possa essere percorsa, pertanto magari chieda da Cegas di fare la scelta dell'opzione dell'invio via mail. È possibile farla e poi fra l'altro sì, non generalizziamo sugli anziani perché so che ci sono tanti over 65 che hanno il computer, che usano la mail, cioè, eccetera. Sì, quindi qualcuno che se ne intenda più di me, pertanto no, assolutamente non generalizziamo. No. Benissimo, allora abbiamo un'altra telefonata, era davvero necessario allora questo prolungamento, no, della nostra trasmissione perché le telefonate magari, non mancano. Magari vediamo se c'è anche un cliente soddisfatto a Cega Sara, ecco, che telefona, lo so. Infatti. Ma di solito chi è soddisfatto non ha motivi per di segnalare alcunché, infatti. Allora, vediamo chi c'è in linea. Pronto, buongiorno. Pronto, sono sempre Giovanni, mi scusi se sono ritornato. Prego, il signore della che si lamentava per la musica della diga. Si è sì, sentito volevo replicare quei due negroni che hanno chiamato. Prego, ci dica. No, voglio dire al signor Franco che ha detto che non ho niente da fare, no? Sì. Forse saprebbe subito anche lui un intervento per tumore, forse anche lui avrebbe qualche problema. Ecco, no, penso no, per io. Carità, non volevamo assolutamente. E la signora che mi dice di prendere delle gocce, penso che l'intelligenza di questa persona si commenta da sola, perché uno che ti risponde in questa maniera Va si commenta da sé. Noi comunque accogliamo anche questa sua controreplica, giustamente. Certo, e consiglio alle due persone di mettersi quegli apparecchi per udire, perché io non ho mai detto che non bisogna che ci faccia musica, ho detto che si deve tenere un po' più bassa. Va bene, grazie signor Giovanni, le auguriamo di riuscire a dormire dai anche in questi weekend estivi, grazie comunque, speriamo che magari si risolva questo suo problema. Grazie, buona giornata. Abbiamo un'altra telefonata in linea. Pronto, buongiorno. Siamo quasi in chiusura. Pronto, signora. Scusi la voce. Massimo. Io chiamo anche per la cega. Sì. Perché non mi arrivano le bollette da dicembre del 14. Porca. Le bollette dell'elettricità. Io pago tramite banca. Ho sempre pagato. Sono andata alla cega 3.000 volte, 3.000 ore di fila. Ho cambiato contratto perché siccome era a nome di mio marito e il conto corrente è a nome mio, ho fatto cambiare e ho messo tutto a nome mio. Certo.
però non so niente di niente. Ho firmato carte qui a Trieste, mi hanno mandato carte da firmare da Padova, ho firmato e ho rispedito a loro, niente di niente. Ho scritto una letteraccia, perché proprio ero arrabbiata. Lo credo. E non ho sentito nessuno con raccomandata con ricevuta di ritorno, quindi l'hanno ricevuta. Quindi io non vorrei che, come diceva il Signore prima, mi arrivassero delle bollette da dover vendere la casa, perché qua ormai finisce tutto così. Ecco, io vorrei sapere, chiedere al Signore lì, cosa dobbiamo fare noi utenti. Non potete dirci andate, io sono andata negli uffici e ho fatto ore di fila, ore, quindi, e nessuno sa niente, anche le telefoniste, signore richiami fra 10 giorni, richiami fra un mese, ed io da dicembre non so più niente, e quindi e ogni volta vado in banca a vedere se è arrivato le bollette, a vedere se mi arriva, pensi che io mi sono accorta che non pagavano le bollette da quella famosa storia che è venuta fuori, che c'era il fattorino che invece di consegnare le bollette le buttava in cassonetto. Certo. E io per scrupolo ho detto vado a vedere le mie bollette e mi sono accorta che non pagavano niente e non mi arrivavano le bollette. Cosa dobbiamo fare? Non possiamo sempre noi. Voi avete venduto la cieca tastaera del cavolo. Io non ho voluto cambiare utente perché sono triestina. Certo. E volevo la cieca. Va bene? E adesso mi hanno fregato in questa maniera qua. Dovete voi fare qualcosa per gli utenti, non sempre noi. No. Quindi vi prego. Cosa mi risponde? Chi è responsabile della cieca? Chi? Non si sa. Vi ascolto per telefono, chiudo. Grazie, grazie signora, buona giornata. E evidentemente c'è questo problema ed è piuttosto diffuso, perché abbiamo ricevuto già varie telefonate, no, su questo tema. In questo caso ancora peggiore la situazione, perché se la signora non fosse stata previdente, fosse andata a controllare il pagamento delle bollette, non se ne sarebbe nemmeno accorta, perché il pagamento avveniva direttamente in banca. Via banca. Esatto. Cioè, un caso può capitare, adesso è già la seconda telefonata che segnala il medesimo caso. Io chiamerò a questo punto qualche dirigente della CEGAS perché mi spieghino i motivi di questi problemi. Anche per capire che cosa devono fare, come muoversi. Assolutamente, e non mi pare che in nessuno dei due casi il cliente non si sia mosso, abbia fatto tutto quanto era doveroso fare. Hanno contattato gli uffici, sono andati di persona anche giù, non ricevendo risposte, il che, ripeto, non mi sorprende, perché spesso gli sportellisti non sanno fornire risoste, ma il signore pertanto... era anche un po' in linea con quello che pensa lei, no? Sulla vendita della CEGAS. Cioè, ripeto, in tutti questi anni il processo di allontanamento di CEGAS dagli interessi del comune e della cittadinanza, secondo me è chiaro. Evidentemente le priorità per alcuni erano altre, i servizi vengono all'ultimo posto e poi si hanno queste conseguenze qua. Però ripeto, anche in un'azienda privata l'interesse è quello di mantenere la clientela, pertanto appaiono strani questi disservizi. Comunque parlerò appunto con qualche funzionario a CEGAS per capire i motivi e soprattutto se a breve arriveranno anche delle soluzioni e queste persone verranno contattate anche per ridiscutere una rateizzazione del pregresso, perché infatti, ovviamente nei quei mesi si accumula il debito. Ecco. Chiaro. Benissimo, allora siamo giunti alla fine della nostra trasmissione, davvero il tempo vola, no? con le telefonate dei nostri telespettatori. Io ringrazio tantissimo Istok Furlanic. Se fossi in voi mi preoccuperei, secondo me il direttore
prolungherà di altra mezz'ora. Vedremo, insomma, siamo qua anche per questo, sicuramente. Grazie molte a Enzo Furlanic per essere stato con noi, anche per aver accettato grazie così a voi su due e grazie piedi questo prolungamento. Grazie a tutti quanti per averci seguito. Questa sarà una novità che proseguirà poi nel tempo. Grazie a tutti voi e noi ci rivediamo alle 13:20 per il nostro telegiornale. Grazie, buona giornata. We'll be right back.